la prima impressione è proprio sentirvi due cose che vanno insieme, una azione meccanica, cioè che ha bisogno tutto di una di un assestamento. E possiamo definire la musica? Assolutamente sì. Qui c'è sempre la sensazione del doppio suono, già c'è un suono molto più profondo, che adesso qui si può già cominciare a definire anche una certa tonalità, potrebbe essere un do maggiore tranquillamente. Altro suono decisamente, perché qui si parla di musica da camera, non è più un suono che proviene da un unico elemento, ma sembrava proprio un quartetto. Si sente che comincia a entrare una certa tecnologia anche nel suono, sembra un po' uno strumento, gli ottoni, no? Gli strumenti a fiato. L'abitacolo comincia a essere un luogo raffinato. Comincio a immaginare degli strumenti della grande liuteria italiana del Settecento, dove la forma è ormai codificata, cioè le misure sono quelle del violino, del violoncello. Si comincia a lavorare sui particolari. Suono, questa è un'esperienza. Non è che si sia sentito uno sviluppo di quello che ho sentito prima, è proprio un altro mondo, è un altro pianeta. Qui siamo proprio spettacolo pure, Stradivari. È un re maggiore meraviglioso, luminoso, solare, emozionante. Qui siamo sul sontuoso, direi. Una grande orchestra sinfonica con una delle sinfonie di Bruckner o di Mahler, qui tutto funziona. A me piace un sacco il rumore dell'FF. Il suono dell'FF viene da molto lontano e è frutto di un lavoro molto pesante anche di revisioni. E allora io lì ci sento le sonorità del blues. Siamo partiti da un mantice azionato a mano, dove si sentiva proprio questa aria delle valvole, per arrivare a un qualcosa che basta solo pensare e funziona. Però la volontà di esprimere qualcosa di sensazionale, di emozionante, rimane dalla prima all'ultima.